pensate che girare scene di sesso per gli attori sia una cosa da ragazzi, beh, vi sbagliate di grosso, o almeno non per tutti la cosa risulta essere così semplice. Lizzie Kaplan, attualmente impegnata nella serie Master of Sex, ha infatti rivelato a Chelsea Handler nel suo salotto del suo talk show che per superare l'imbarazzo una volta si è presentata briaca, come si dice da noi, anzi ubriaca sul set. I fan di True Blood si ricorderanno quando l'attrice interpretava il ruolo della fidanzata di Jason Stackhouse. I due personaggi si lasciavano andare a scene molto spinte tra sesso e droga, e Lizzie ha confessato di essere ricorsa a dei metodi decisamente inusuali e poco raccomandabili. Ero totalmente assillata da quella parte, ha rivelato Lizzie. Per la prima volta non avevo letto le battute. Così, verso le 7 di mattina, mi sono ritrovata a bere vodka completamente nuda, mentre la truccatrice che avevo incontrato per la prima volta un'ora prima era seduta in ginocchio davanti a me e mi puliva il sedere. Una questione molto intima. Anzi, vabbè. Ero così nervosa e ubriaca, ha aggiunto l'attrice, che alla fine delle riprese sono andata dritta dai ragazzi della crew, conosciuti da soltanto un giorno, e ho detto loro: avete un'erezione, vero? È stato orribile, orribile.